Bentrovati telespettatori di Telepace alla rubrica televisiva Ospitalità è della provincia lombardo-veneta dei Fate Bene Fratelli. Bentrovati quindi. Oggi parleremo della casa di San Colombano all'Ambro. Abbiamo qui in studio Franmarco Fabello, direttore della rivista Fate Bene Fratelli, e Fra Giancarlo Lapic, che è referente religioso del Centro Sacro Cuore di Gesù Fate Bene Fratelli, appunto di San Colombano all'Ambro. Buonasera. Buonasera. Ma soprattutto buonasera alla dottoressa Maria Grazia Burinato, che è direttrice del Centro Sacro Cuore di Gesù Fate Bene Fratelli di San Colombano all'Ambro. Ben trovati a tutti. E quindi cominciamo con una domanda fra Giancarlo: ma come e quando è nato questo Centro Sacro Cuore di Gesù Fate Bene Fratelli? E ormai è un centro ultra centenario, perché nasce nel 1892. I Fate Bene Fratelli in quel periodo gestivano un ricovero a Lodi, e venendo a conoscenza che le dame inglesi non utilizzavano più questo podere nel quale ospitavano le ragazze d'estate, col permesso dei superiori il priore di Lodi acquista questa proprietà e iniziano l'anno successivo con appena 7 malati, però negli anni successivi cominciano a quadruplicare quasi i ricoveri dei centri, per arrivare quasi negli anni 50-60 a 1500-2000 ospiti, per cui una lunga tradizione di cura e di assistenza per delle persone affette dai disturbi mentali. Ecco, Fra Marco, è uno dei centri più importanti della Lombardia, immagino. Ma è uno dei grossi centri lombardi. Dobbiamo immaginare che la Lombardia senza San Colombano e senza Cernusco sarebbe davvero povera, a parte Brescia, che è un'altra realtà un po' più distante, ma sono i due centri che nella storia degli ultimi 100 anni, negli ultimi quasi 100 anni per Cernusco, ma più di 100 per San Colombano, sono stati determinanti e lo sono tuttora. Ecco, dottoressa Burinato, ma come è organizzato il centro e quali attività vengono svolte? Allora, il centro è autorizzato, accreditato con la Regione Lombardia e dispone di 310 posti letto per l'erogazione di prestazioni terapeutiche e riabilitative nell'ambito della residenzialità psichiatrica. E all'interno di questa residenzialità l'organizzazione prevede la costituzione di comunità. Abbiamo due comunità chiamate CRA, che sono comunità di riabilitazione ad alta intensità, e 14 comunità protette ad alta e media intensità, chiamate CPA. È l'assetto di accreditamento della Regione Lombardia che prevede questo tipo di organizzazione. Poi, per quanto riguarda la tipologia dei pazienti e degli ospiti che sono presenti, facciamo un distinguo dei nostri posti letto. 160 posti letto sono relativi principalmente a un'attività psichiatrica in senso stretto, 30 sono alla disabilità intellettiva e 120 alla psicogeriatria. Inoltre il nostro centro, oltre a questo assetto della residenzialità psichiatrica, che è quello prevalente e quello più consistente, ha anche delle unità di offerta nell'ambito del servizio sociosanitario, e in particolare ha due unità di offerta. Una è la residenza sanitaria per disabili con 20 posti letto e l'altra è un centro diurno disabili con 30 posti letto. Infine, il centro ha anche un'attività residuale, ma comunque di rilievo per il territorio, che è l'attività sociale, con un centro socio-educativo e un servizio di formazione all'autonomia. Bene, ma fra Giancarlo e fra Marco, lei parlava prima dei due grandi centri, Cernusco sul Naviglio e San Colombano all'Ambro, appunto. Che cosa li rende simili? Beh, se posso dire io qualcosa, li rende simili le persone con medesimi disturbi in gran parte, quindi sia da una parte che dall'altra abbiamo malati psichiatrici, abbiamo persone che hanno problematiche mentali. Questi sono un po' i due centri di riferimento, quasi si può dire, della regione. Certo. Io volevo fare un passo indietro, se non vi dispiace, per ricordare come San Colombano per tanti anni sia stato il centro del noviziato della provincia. E io, che ho fatto il noviziato a San Colombano nel 1962, lo ricordo molto bene che non era così. E d'altra parte San Colombano, prima ancora della riforma di Basaglia, ebbe i due reparti, uno per uomini e uno per donne,
con i bagni, camera, due letto con bagno, i primi due in assoluto nella nostra provincia. E credo che questo sia stato un aspetto importante, perché abbiamo riconosciuto tutti che sono persone che hanno i medesimi diritti e le medesime attenzioni che devono avere tutti gli altri. Certo, all'avanguardia quindi. Ma c'è collaborazione tra le due strutture, fra Giancarlo? Sì, c'è la collaborazione. Poi dottoressa potrebbe anche spiegarci, noi di fronte alla Regione Lombardia siamo considerati come un ente unico, con un bilancio unico, e poi io come superiore di Cernusco e referente religioso per il centro di San Colombano, oltre a una serie di attività come sono la formazione del personale, il welcome day dei nuovi assunti e vari percorsi formativi per quanto riguarda le questioni di abuso, le questioni di valori e la missione dell'ordine, cerchiamo di programmare, diciamo, questa sinergia tra i due istituti, che poi alla fine non distano tanto, 40-50 chilometri non sono tanti, certo, oggi per certo avere una stretta collaborazione. Poi direttrice può anche spiegare anche per quanto riguarda la stessa gestione, certo, in rapporto alla Regione Lombardia. Certo, noi e la struttura di Cernusco abbiamo sottoscritto con la TS Città Metropolitana di Milano, quindi con la Regione Lombardia, un unico contratto, proprio perché appaiamo come un unico ente, l'ente unico gestore, per cui questo facilita poi anche nei rapporti, nell'interlocuzione. Appaiamo con i nostri 310 posti letto più 430 di Cernusco, quindi con una consistenza proprio di rappresentazione. Il direttore medico è un direttore medico per entrambe le strutture, e questo omogeneizza molto e rende uniformi anche tanti, tanti comportamenti. C'è una gestione anche a stretto contatto con l'altro direttore dell'altra struttura, in modo proprio da rendere uniforme, tante attività vengono fatte proprio insieme, proprio per rendere anche più efficiente la struttura. E sono strutture gemelle, come diceva anche fra Giancarlo e fra Marco, la tipologia di ospiti è identica, ecco. Cioè, dottoressa Burinato, ma c'è un progetto particolare di cui ci vuole parlare? Vuole parlare ai telespettatori? Sì, cioè, è un progetto che non riguarda tanto l'ambito psichiatrico del senso stretto, ma più l'ambito sociosanitario, il progetto Dopo di Noi. Questo progetto è stato avviato proprio a partire dal mese di febbraio di quest'anno, avrà una durata di 2 anni e è nato proprio nell'ambito dei nostri centri diurni per disabili, e prevede l'accompagnamento di 12 ragazzi disabili e delle loro famiglie, proprio a sviluppare un po' quello che è l'autonomia abitativa, a renderli maggiormente consapevoli, più responsabili. Vengono accompagnati anche i genitori proprio per una maggior consapevolezza rispetto a quello che è il significato del Dopo di Noi e al percorso che è necessario fare proprio per raggiungere questo. Questo è stato reso possibile perché abbiamo un appartamento a disposizione tramite l'ufficio di piano del Comune di Lodi, in un paese qui vicino a San Colombano, dove i ragazzi stanno frequentando questa realtà e stanno facendo le loro prime esperienze, con l'obiettivo di arrivare magari alla fine di questi 2 anni, individuarne 2, 3, 4 che possono effettivamente raggiungere fare il loro progetto di vita indipendente. E bisogna dire che questo è un progetto importante per il nostro aspetto anche territoriale, perché in questo ambito proprio si sta affrontando un grande cambiamento sulla disabilità. La Regione Lombardia sta sviluppando molto questo concetto anche di autodeterminazione della persona disabile e investe in particolare proprio in questo ambito, come nell'ambito abitativo, come elemento di rimente che possa dare uno sviluppo. Ritengo inoltre che sia importante sia per il nostro centro ma anche per l'ente, perché è proprio un esempio di declinazione carismatica che continuiamo a perseguire, proprio perché facciamo fronte a un bisogno emergente di soggetti fragili, e in questo momento questo territorio è questo, e questo noi rispondiamo. Bene, fra Giancarlo, l'attenzione spirituale nel centro di San Colombano all'Ambro? Sì, abbiamo un'equipe particolare che si occupa dell'assistenza spirituale e religiosa, composta da un responsabile, composta dalla presenza di una comunità delle religiose e dal cappellano. Partecipo anch'io, la direttrice, e c'è una pianificazione annuale dove si pone ormai questo servizio come costitutivo della nostra missione, in quanto anche l'Organizzazione Mondiale della Salute ha riconosciuto il diritto, viene formulato come un diritto della persona umana
ad una risposta e un'assistenza spirituale, per cui abbastanza ben strutturata, che accompagna i nostri ospiti sin dal primo giorno di ricovero. Bene. Fra Marco, vuole aggiungere qualcosa? Ma parlando di San Colombano sarebbe facile aggiungere qualcosa, perché quando uno fa i primi passi nella vita religiosa a San Colombano non è che poi può dimenticarli. Certo. E quindi ricordare quando da giovani novizi, eravamo in tanti allora, tra novizi e neoprofessi eravamo in 30, andavamo in tutti i reparti, 4-5 per parte, ad aiutare i malati, a cambiarli, a lavarli, a fare le pulizie anche, perché allora non era come oggi che ci sono gli os, allora gli os eravamo noi e lo facevamo con piacere, e soprattutto era un piacere trovarci poi in quella chiesa dove all'ombra del Sacro Cuore era molto bello partecipare all'Eucaristia e celebrare insieme l'ufficio e tutta l'attività di preghiera della comunità. Forse ve l'ho già fatta questa domanda, ma c'è un po' di nostalgia? Per alcuni aspetti sì, perché ma non è nostalgia del passato, è nostalgia di alcune iniziative, di alcune cose. Io mi ricordo quando, ad esempio, sono arrivate le prime donne a San Colombano, perché fino al 1984 non c'erano donne a San Colombano, erano solo uomini. Quando sono arrivate le prime donne, i malati, gli uomini, si vestivano meglio, erano più attenti anche nei confronti di queste donne, ed è in questa situazione che abbiamo creato il reparto femminile con i bagni, le docce, eccetera, camera 2, e lo stesso per gli uomini, in modo che ci fosse anche una acquisizione di responsabilità e di dignità di queste persone che venivano da un passato molto complicato. Certo. Bene, allora vi ringrazio della vostra partecipazione e salutiamo anche i nostri telespettatori di Telepace, e arrivederci e a risentirci alla prossima puntata.